Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 17ª puntata della serie su Farming Mappa SOS. Oggi sono in compagnia di Bulldeer. Ciao a tutti. E di Woody's Channel. Ciao a tutti. Eccoci qua. Dovrebbe esserci anche Android, ma al momento non c'è. E doveva esserci anche Tony barra Terry, ma stasera non c'è, perciò siamo alle solite. Siamo una merda. Siamo alle solite. Allora, intanto dietro le quinte ho iniziato già a concimare un po' qui il campo. Ho finito praticamente tutto il liquido manure che c'era. Ho fatto due carichi e mezzo della botte. E poi ho visto c'era un po' di solido manure, allora ho deciso di utilizzarlo per terminare il campo. Ora mancheranno ancora due passate e poi possiamo partire con il silato e andare poi al biogas, sperando il tempo regga, se no dovremmo trovare un altro impiego finché non smetterà di piovere. Acceleriamo al massimo il tempo e vabbè, al massimo tireremo su un po' di erba, venderemo un po' di erba, ma ci mettiamo, tagliamo una o due alberi, qualcosa troveremo da fare. Scoemo intera il capanò, insomma. Ah, quello fa gaspa. Sì, nel senso che qualche impiego sicuramente si trova. Praticamente, ma tutti quanti sanno che ho messo il scavo, il grato. Ho messo incurato il fend, to, è il mio. Tanto no, ragazzi, dal punto di... ci sono guerre di possesso dei mezzi, come sempre. Bene, dai, abbiamo concimato, resta la starighetta qua fuori, è un po' esagerata. Ma è l'osso. Boh. Bene, possiamo portarlo giù, ragazzi, 2 secondi, arrivo, in trincia, tra virgolette. Sul trapello. 4 metri, abbiamo solo l'attrezzo davanti, diciamo, per il momento. Poi arriverà una bella Class Jaguar 980. Non vuoi prendere la 1100 o la cazzetta, class Jaguar 30.000, va bene, okay. La stessa roba del 980. Marco, c'è Gasper che vuole usare il fender, secondo me è tedesco. No, vietato. No, col gas, ma te lì vietatissimo, perché spacca tutto, toglie il joystick, cava i tasti, no, assolutamente no, negativo. Non so mai come il tuo guante del plastico. Eccoci qua, hola. Accendiamo questo attrezzo, accendiamo anche i lampeggianti in modo da avere attenzione. Serve un cazzo. E possiamo partire da bon. Sì, chi serve? Poi si arriva un piccione in velocità e i lampeggianti lo avvisano che c'è un canotto che spara in silato. E ma sotto in orbita lì. Oh, ecco, i tuoi orbo. Beh, dopo sistemiamo ciò che lasciamo in giro. Tanto andiamo avanti in maniera grossolana. Poi. Altro che il piccione. Guarda che qua si va dritti, che allora prendiamo, facciamo praticamente un campo, lo facciamo diventare due campi, lo facciamo diventare uno unico. Bisognerebbe arare con la creazione campi, fare un campo. Si potrebbe anche, si risparmierebbe, ci sarebbe un po' di spazio in più per il raccolto, quello sì. Lo faremo, dai, adesso vediamo, perché a volte fa comodo avere due campi separati, fai due cose diverse, perché non abbiamo un bel campetto da occhio quando che sei pieno, perché no, troppo non lo dice, cambia da solo. Sì, dovrebbe cambiare da solo, però io sto in coma. Attento, ma qua non è mica concimato questo, signor. Porca Gaspa, era sì. Tuo compito. Sì, non era concimato per qua. O no? No. Era tuo compito concimare questo campo. E te che hai fatto le robe col culo?
perché le concima sono da sta parte qua, quindi adesso te vedi torte e espanti concime e te vai avanti concima il campo, intanto niente fermo da che altra parte, che miseria. No, fai sempre robe col culo, sa finire, no no la... sa finire, sì, avanti con scuse, sempre scuse buone, come dire, non so, il tuo datore del lavoro ti dice boh, era 20 ettari e ti dice no, era 10 perché se arriva sera, ma porca miseria, cosa c'entra? Finisce di dopo, non sai, no no, finisce il di dopo, sì, ma di dopo non ti finisci, te mi fai perdere il raccolto qua, sì, milioni di euro, milioni di euro. E quanto hai adesso? No, dopo sua vasca, la vasca produce 2 milioni e 500 mila una vasca, ti teme sì, fai, non teme cose, perdiamo tutti, perdiamo 500 mila, tanto ma scommettevo che ti portavi via il fan. No, sperai che ti guardi, eh. Guarda, guarda qua come chi cazzo me n'hai. Il cavo pieno, no. Il cazzo ha le gambe per fuori. Dammi, non ci dormiamo. Prendi l'altro rimorchio e poi facciamo un viaggio insieme, perché sennò qua... Ah ragazzi, così guarda, che mestieri. Ma tra una incarnata. Guarda che bistecche per 20 anni. Beh, figurati, è sempre lamentato ogni volta. Bueno, abbiamo tutti i carri pieni, allora per primo momento, prima volta andiamo al biogas registrando, intanto passiamo qui. Per il campo 11 si vede la crescita della nostra colza, del nostro guadagno che sta venendo su. E qui purtroppo sfida già persa ormai, perché lo tiro passo. Ciao, sono massimo 40 all'ora, qua sto facendo 40, 42. Ho 30.000 litri di roba, due rimorchi, guarda, sta altro che va a passare in mezzo un baiote. Che cazzo dove devo... Ah, sì, giusto. In teoria se sto a schiare a costa. Cos'è? Sì, cos'è, guardare il fiume, mi sa. Giù di qua. Evita. Sì, che il ponte di legno, speriamo che tenga. Sì, no, sì, dovrebbe tenere l'ultima volta che puntea bene, perciò non dovrei avere problemi. Occio! Passato, abbiamo fare passato. Fare drift. Sì, io già strago con fa dritto, vado via del culo. Ti viene del che cavolo, che te pensi, adesso mi tira basso anche a me. Sente il trattore inizia un po' a rallentare nei punti di salita. Anche il mio va da 50 a 30. Soccombe leggermente. Sa che arrivo un po' prima. A meno che non... L'officina di Tony, saluta Tony. Sarà in letto, ma perché... Grazie per freddo. Tante ore di lavoro, stress, infine succede, si stanca un attimo. Deve dritto, dopo deve a sinistra, ti scrivo. Sì, io so. Sto dando un'occhiata al PDA. Mettiamo a freccia, sennò arriva a poesia. Arriva Marco, te il culo diretto, perché non qua. Vede dei frecci. C'è già una trincea cominciata, va, squadra, sì. Sì, perché è stato scaricato per sbaglio ancora i tempi che furono. Occhio! Beh, c'è già... Ma sì, 22.000 litri ci sono già dentro. È una rimorchiata, c'era. Là. Oh, dai che arriva anche Android. Dovrebbe arrivare. Eccolo qua. Ecco. Ti aggiorniamo, stiamo scaricando il biogas, sto io scaricando il secondo rimorchietto, eccolo qua, bene ragazzi, 10%
9000 litri e 90.000. Dove vedi che voi letto così da mai? Sì, 92.000, 92.000. Pardon. C'è bisogno di fare qualcosa? Beh, sicuramente quello, sicuramente. Ok, vado avanti. C'è qualche mezzo. E adesso parte la vera sfida. Dove sei? Da dove arrivi? Maledetto. Ah, lo c'ho. Queste... vabbè, purtroppo la... A quanto vai te? 50, sono 41. Mi fermo da Tony, mi pieno di morti da bombo e le nostre. No, trattore. Sì, ma adesso qua mi tocca andare a scare su montagne. Non so come. No, va... che facciamo un mixtape. Non so come che va a finire qua. Come mai? Mi vedo già, sì. E l'aria, l'aria. Allora, ciao. Oggi il ponte che non va dentro l'acqua. Porca miseria. Ahimè, la velocità non è stata... Aspetta che qua davanti che se qualcuno del nome ciao Giulia. Eccolo. Voglio fermo che la... No, ma io c'avevo i ponte. Gare clandestine e truccate. Purtroppo qui... Mi fa sui 30 allora. Se avessi avuto un Kirovec, allora lì... Ah, Marco. Era tutto... Potrebbe usare il Berma per il silo, tiene 44.000. Il... No, 38.000. Berma. Si può usare anche quello, sì. Attacco o sul trattoretto scancretto? Beh, il trattore è quello che ha adesso Android, sì. Ce la fa benissimo a tirarlo. Sicuro? Sì, sì. Magari è poi lui attacca i rimorchi di Marco. Perché un trattore si sì. Sotto trincia. Ciao, guardi, porca bestia. Ma perché trincia con il fend? Scusa. No, è sul campo. Retromarcia con il trattoretto piccolo. Ciao, te vedo la parte sbagliata. Ah, mi sono sotto a dritto. Ciao. Bastardo, sai che te vedo l'acqua. Sai che te piace tanto lui con me. Mi sono perduto di arrivare l'acqua. Infine, quello che ha veramente da trinciarci un mio forza. Oh, dopo te ne difendo, vuol dire, perché mica tra volta che vi da scura il puma. No, no. Bueno ragazzi, dai che andiamo avanti qui, che la staria è lunga, i carri sono tanti e litri da fare altrettanti. Faccio Marco che ho perso una FIA. Ormai l'ha persa, perché purtroppo è un po' bastardo, a volte prende tre file ma me ne prende una dopo salta quell'altra, la prenderemo dopo. Ciao. Che sei Solio che corre? Ah no, è altro. Buona, allora questo voglio farvi vedere come guida Bullir, ok? Guardate ragazzi. Cioè io sto aspettando lì, sono lì fermo con il trattore acceso. Questo qua va a farsi il bagnetto pomeridiano. E più che altro mattutino, poi c'è 9 del mattina. E cioè, non so, guarda. Qua che c'è, minimo, allora, chiamo 500.000 euro di danni. Perché? Che sei 200.000 euro di danni materiali agli attrezzi e 300.000 euro di danni ambientali, tutto il gasolio, l'olio, idraulico, quasi te che da lavorare per il resto di tutti i giorni gratis, poche parole, e anzi te che anche da pagare chi che te assume per lavorare, perciò praticamente se già futuro da anni, perciò ora se sta bene anche, però se abbiamo freschito dai muovete e vieni su da qua. Eccomi qua, mi vuoi in auto, gru qua a tirarti su. Ho già Martonico. Sta su così. Ecco, ancora più sotto, Dio santo. Vedo che mi stieni. Aspetta, se devo fare. Altro vita. Andiamo avanti perché sennò qua. Ho già perduto l'acqua.
We'll be right back.
Bueno ragazzi, dai, ultima passata, penultima, ecco, e dopo abbiamo terminato, vi ho messo anche due o tre canzoncine così per tenervi un po' allegri. Abbiamo portato il biogas, adesso portiamo quel rimorchietto lì, poi anzi io potrei già dirigermi al biogas, porto a casa il Bergman e vado lì al biogas, così compattiamo. Poi compattiamo il tutto e copriamo la trincea e vediamo quanti litri abbiamo fatto. Vi avevo fatto vedere che dovevo essere intorno al 65-70% prima, perciò saremmo giù di lì. Comunque non è male se poi lo vendiamo come biogas adesso nella prossima puntata. Prossimo acquisto, trincia nuova. Sì, sicuramente. Sì. Assolutamente. Perché così non si può più andare avanti. No, basta. Troppo tempo e si lasciano in giro un mucchio di pezzettini, bisogna sempre riprenderli dopo. Sì, ti diventi scemo. Non c'è già semo. Tocca andare attorno. No, vuol dire c'è già semo. Android è dovuto andare, perciò no, adesso non c'è più. Ciao Giulia. Bene, ritorniamo. Ultimi 10 metri di trinciatura, poi abbiamo finito. Ottimo. Così due campetti, vediamo. A posto, scappiamo a casa. Mi sono rotte le balle. Via, basta. Dai, tu di biogas che ricopriamo e chiudiamo anche questa puntata di insilato per il biogas. Prossima puntata. Vuol dire, ma perché te fai che a strada? Vendiamo. Prossima puntata. Strada su dove fare? Strade strane sue, a saltare, vabbè. Vabbè. Ma arrivo anche prima. No, così ho visto un fondo. Ehi là, che sembra di registrare. Ti tu fulmini. Sai che ti vengo sul scalo, ma te sveglio. Ma dove vedi tu i fulmini che qua da mise un sol che spacca e Dio, sono a casa di Marco, che i fulmini stiamo a 10, tutti nel raggio a 10 km e solo da davanti così i fulmini. Marco, perché lui è un genio, non sai che guardi i balconi, no, i tenserai e posso lamentare dove vedi i fulmini qua e là, ma cioè via. Non so, Marco, sì. Smonta il trattore che vengo al VGA. Sì. Se arrivo, mi arrivo un sighton da Kio. Ok, ecco. Che va avanti, io devo comportare. Quanto è il comportamento? 97%, quasi 73% della trincea più. Io adesso arriva un altro mezzo caretti. Sì. Beh, quasi un caretto, 35.866 litri. Boh, adesso sarebbe al 100% praticamente. Però aspettiamo un dir che arriva con rimorchietto. Io vedo uno al centro della mappa, ma mistero. DVD qua, che infatti non lo vedo. Non lo vedo qui in trincea. Resta taglia rodo del fan. Non te vedo. Il misteri del farming. Tutti in che smonta, che non schiccia aereo e poi sbaglio. Tutti in attesa di bullir. Comunque siamo riusciti a terminare prima della pioggia. Sì, fortuna me, per fortuna ci ha lasciati finire i campi, ho messo il tempo a 1. Tutto tranquillo, siamo riusciti a finire. Sicuramente poi a breve pioverà. Dai, ta-da. Eccolo qua. Faccio fumare il micro qua da qualche parte, oggi che scommetto. Però mi piace questo vasco qua, è bello, anche il BGA si è fatto bene. Sì, abbiamo molte vaschette, direi che verranno fuori delle belle. Dobbiamo fare una mega trinciatura allora. Faremo. Pian pianeo. Oh, già finito questo. Occhio che mi tira sotto. Non ti metto certo.
100%, 77.000, 77%, 669.769, no, 600, ma porca bestia, 690, stasera assorbo, 697.000, perché ho visto 69, ma è un po' strasviato, ecco, come parla dei propri sensi, dopo dice lui, bene, bene, esatto, proprio. Coperto tutto, e siamo a posto, e niente, adesso dovremo solo aspettare che... Madonna, che lag, bestia ladra, si muove da solo. Se è temporale. Ma che temporale? Dove ho visto? Che sei temporale. Ma... che sei suo, ma dove ho visto temporale? Vabbè ragazzi, niente, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ringrazio Buldir. Prego, OC7. Ringrazio qua DVD Channel. Niente. Ebbene ragazzi, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao. A noi che muniamo a pesare gli attrezzi, i carichi, qua che si è appesa, ha fatto apposta, gli altri che muovono scaricati direttamente. Pesiamo a Buldir. Pesiamo a Buldir. Ah va, in overload. Vabbè ragazzi, ciao ciao.